Dopo anni di abbandono e a conclusione di un imponente intervento di restauro, torna a nuova luce la chiesa dei Santi Cosma e Damiano in Largo Banchi Nuovi. €900.000 il costo dei lavori finanziati nell'ambito del grande progetto Centro Storico di Napoli, che punta al recupero e alla valorizzazione dei siti nevralgici del centro antico del capoluogo partenopeo, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1995. L'area in cui sorge il monumento, Largo Banchi Nuovi, deve il nome alle logge dei mercanti che qui operavano dal 1566 ed è inglobata all'interno della chiesa che fu costruita 50 anni dopo. Risalgono alla seconda metà dell'Ottocento con il primo intervento di restauro, le decorazioni e i rivestimenti in finto marmo dello spazio interno, oggetto tra l'altro dell'attuale recupero. Non è soltanto un lavoro di restauro, ma anche di adeguamento funzionale, di restauro dell'apparato decorativo, di consolidamento strutturale. Insomma, qui sono stati fatti importanti lavori. È un ulteriore monumento che fa parte del grande progetto Centro Storico di Napoli, sito UNESCO, che va avanti. Quindi il grande progetto completa un ulteriore intervento, tra l'altro un intervento bellissimo, perché qui abbiamo la loggia cinquecentesca originaria che viene inglobata da una chiesa del Seicento, insomma anche un monumento straordinario. La riqualificazione anche degli spazi esterni, della facciata esterna, insomma è stato un lungo lavoro di recupero e soprattutto di restituzione appunto alla città, con funzioni poi che verranno affidate anche alla Fondazione degli Ingegneri, che si occuperà in particolar modo dei beni culturali. Progettati dall'Ordine degli Ingegneri della provincia, i lavori della chiesa dei Santi Cosma e Damiano hanno previsto interventi di risanamento strutturale, restauro architettonico e delle superfici decorate, oltre che di adeguamento impiantistico e funzionale. La restituzione di un pezzo della nostra storia alla città e alla comunità, e chiaramente per la sovrintendenza che poi ha seguito direttamente i lavori, è un fatto importante, no? Ed è importante in particolare questo restauro, perché ci sono due aspetti che io tendo a sottolineare. Da una parte la visione strategica e sinergica con cui è stato affrontato il progetto, inteso sì come recupero del bene, ma anche come recupero in un'ottica di rifunzionalizzazione, e quindi il fatto che ci sia già un affidamento incomodato da parte della Curia all'Ordine degli Ingegneri, anzi l'Ordine degli Ingegneri è stato artefice della progettazione e si sa già la funzione a cui sarà destinato l'edificio per manifestazioni culturali e sociali, è un fatto importante, perché i restauri funzionano solo se i beni poi vengono utilizzati. L'altra è l'ottica con cui faticosamente, ma insomma costantemente, si stanno portando avanti i lavori di restauro del grande progetto Centro Storico UNESCO, è proprio l'ottica di restituire il patrimonio culturale riqualificando anche il contesto, no? Qui c'è stata in passato la riqualificazione della piazzetta, non perfettamente riuscita, ma si spera che il riaprire al pubblico questo scrigno, questa testimonianza storica così importante della città, sia anche uno stimolo per aiutare la comunità ad appropriarsi di queste testimonianze e tutelarle insieme a noi, darci una mano a tutelare il patrimonio. Si recupera una chiesa importante, devo fare i complimenti davvero a chi ci ha lavorato, dagli ingegneri alla sovrintendenza, al comune, progettisti, imprese, perché sia la facciata esterna straordinaria che l'interno è di un impatto formidabile per recuperare una parte rilevantissima del centro storico di Napoli, il cosiddetto decumano del mare, che dopo i lavori sulla Basilica di San Giovanni Maggiore, adesso con Santi Cosmo e Damiano, proseguendo per ricucire in un'opera di rigenerazione urbana e di ripresa di vita delle nostre comunità, un territorio fondamentale per la vita culturale, turistica e popolare, perché la bellezza di Napoli è proprio questa.